Luca Lotti, era un grandissimo gol! Numero! Mamma che gol! Ingresso in campo Lokomotiv Lauria contro la Dinamo Napoli. Siamo qui arbitro Giampiero Capuano nella sesta giornata di 7 Cup. Le due compagini, maglia rossa Lokomotiv, maglia bianca la Dinamo, si sistemano entrambe le squadre per il saluto al foltissimo pubblico arrivato sugli spalti. E ora passa a salutare la Dinamo verso i più vecchi giocatori della Lokomotiv, quasi coetanei comunque, lo ricordiamo. Lokomotiv passa a salutare l'arbitro, l'arbitro chiamasse i due capitani per il tocco di centrocampo e tocco d'inizio. E chiudiamo qui il nostro collegamento. Arriva il capitano Daniele. Chiudiamo qui il nostro... Anzi, seguiamo il tocco. Bocca al lupo a tutti. Sesta giornata 7 Cup, Dinamo Napoli contro Lokomotiv Lauria, punteggio di 1-0 per il Lokomotiv. Siamo circa al decimo minuto di gioco. Ecco che avanza in maglia rossa il Lokomotiv, lo possiamo riconoscere benissimo per la grande educazione sportiva di entrambe le squadre che si presentano con le divise di gioco precise sul campo per non dare alcun tipo di problema né all'arbitro né all'intero staff SK. È bello vedere sempre due squadre di colori ben definiti in mezzo al campo. La Dinamo spazza in avanti a cercare il proprio capitano Daniele Pisco, che però non riesce ad andare sul pallone, però guadagnando una rimessa laterale in posizione d'attacco sempre favorevole. Vediamo il portiere improvvisato Enzo Lauria, il capitano che questa volta si deve sacrificare tra i pali per questo recupero del lunedì sera. Ancora il numero 8 della Dinamo guadagna un prezioso calcio d'angolo dopo una bella giocata, l'abbiamo apprezzata sulla linea di fondo, non poteva fare altrimenti. Si appresta a battere il corner, chiama la distanza, il numero 11 del Lauria è troppo vicino, quindi arriva dietro, l'arbitro si attende il fischio dell'arbitro. Vediamo calcio d'angolo. Ottima occasione per il proprio capitano Pisco, che non riesce a realizzare dopo ottima fase difensiva. Daniele Pisco di rapina sfrutta un'indecisione della difesa e quindi il capitano di giustezza e di opportunismo sigla la rete del pareggio. Brutta indecisione della difesa del Lokomotiv, che non riesce a spazzare subito il pallone e quindi lo regala di fatto al attaccante e capitano Pisco Daniele, che sigla l'1-1. Il contropiede, attenzione, della Dinamo, ma chiude bene questa volta la difesa del Lokomotiv. Si parte, attenzione, con 5 che sembra partire fuori gioco, ma non essendo. Entriamo nella ripresa del gioco con la azione d'attacco della Dinamo Napoli, che ruba palla al Lokomotiv, ancora troppo impreciso dopo il cerchio di centrocampo. C'è l'intervento del capitano in ritardo sul numero 8, quindi guadagna punizione perché non si concretizza la regola del vantaggio e quindi c'è la punizione a favore dei bianchi col pantaloncino blu, ovvero la Dinamo Napoli, punteggio 1-1, lo ricordiamo. Siamo ancora nella prima frazione di gioco, avevamo interrotto per un episodio di poca sportività, ma è finito sul nascere perché le due squadre sono abbastanza mature da aver capito che è tutto inutile la polemica e le parole di troppo. Ci prova Lotto da lontano, bella la punizione, Enzo Lauria la blocca in due tempi facendo ripartire i suoi sull'out di sinistra. Ancora nel cerchio centrocampo, avanza, bella palla al centro su cui esce il portiere, controlla con il braccio attaccato al corpo, assolutamente non c'era nessun fallo e quindi fallo laterale a favore del Lokomotiv Lauria. Ricordiamolo, in maglia rossa 1-1 il punteggio per chi si fosse collegato solo adesso. La Dinamo Napoli proprio con Pisco, l'autore della rete, a giocare in difesa, forse palleggiano troppo, rischiano tantissimo. Attenzione, la Dinamo Napoli, gran numero di gambe, arriva a dialogare con 5 che sbaglia il colpo di tacco, la palla sul secondo palo e la rete del numero, il cognome com'è? Zavarese, che è grandissimo, la piazza senza tirare forte, senza metterci la potenza, ma la precisione, che è quella che più conta su queste porte un po' più grandi. Basta così la... Entriamo in presa diretta nel recupero della sesta giornata 7 Cup.
Dinamo Napoli contro Lokomotiv Lauria. La Dinamo in maglia bianca 5 ci prova, ma perde di fatto il pallone e quindi si ripartirà da un calcio in, di seconda per un fallo in gamba tesa. Punteggio 6-2. Siglato su punizione da poco il sesto, siamo a metà del secondo tempo di gioco. Si appresta a battere, vediamo la Dinamo Napoli in maglia bianca, fanno chiamare la distanza i Lokomotiv per evitare di subire lo stesso gol che loro poco tempo hanno fatto di prontezza, di riflessi. Vediamo la punizione a favore della Dinamo. Ci prova grande portiere Enzo Lauria, grande sacrificio per lui, spazza in avanti a cercare i propri attaccanti, ma interviene bene la difesa della Dinamo, ancora con la maglia rossa sul fallo laterale a battere per il Lokomotiv, si appoggiano ancora verso il loro presidentissimo Vincenzo Lauria, che spazza in avanti a cercare le proprie punte, ma difende bene la difesa della Dinamo. Uno scambio 5 contro Pisco, e però il pallone va alle stelle dopo il tiro di 5, scusate, e l'ottima sponda di Daniele Pisco, il capitano, pure autore anche della rete del momentaneo pareggio dell'1-1 nel primo tempo. Numero 10 Lokomotiv Lauria in attacco a cercare un ottimo filtrante per il compagno che mette la punta, il portiere si difende come può, anche perché il pallone se la trova praticamente in faccia, però autore di un'ottima parata. Ancora il numero 10, fortissimo, 3 contro 1, ancora subisce fallo, ma imperterrito si avvicina sempre più all'area di rigore, scambia con il compagno, passaggi raso terra, il palla sul secondo palo e la rete del Lokomotiv Lauria del 7-2. La rete di chi? Com'è il cognome? Zavarese. La rete di Zavarese sul secondo palo alla piazza di giustizia. E quindi Daniele Pisco, il capitano, 7-2 il punteggio, abbatte, ma si aspetta il fischio dell'arbitro. E quindi vediamo la ripresa del gioco. Un po' sfasciato la Dinamo dopo che si era avvicinata moltissimo per 4-2 agli avversari sul finale di primo tempo. Esce bene con un gran tiro la botta il numero 0 praticamente del Dinamo Napoli, non avendo il numero dietro la maglia. Riparte il portiere Enzo Lauria, ancora lui sul suo difensore destro, passa al mediano sempre sull'alto di destra, che cambia, un bellissimo cambio di gioco ancora nel cerchio centrocampo, gioca il Lokomotiv Lauria con calma e ordine. Ancora loro fanno girare benissimo il pallone a stile blaugrana, ancora un traversone dalla tre quarti, arriva bene la difesa in tre tempi, però non ci arriva del portiere a salvare tra virgolette la porta, e quindi si ripartirà dalla Dinamo Napoli sull'auto di destra. Ancora loro, vediamo la sgaloppata, ancora lui cercherà di migliorare il tiro precedente, anzi no, fa un ottimo assist per Pisco che controlla bene, ma è l'uscita del portiere che... Ancora Lauria, ricordiamolo, Enzo non portiere ma si sacrifica ed esce benissimo, la scelta di tempo sua ottima. Ancora un contrasto in area di rigore, chiudiamo qui il nostro collegamento.